La nostra mente, la nostra anima devono desiderare fortemente Dio. L'Eucaristia, come ha detto Padre Giancarlo nel suo messaggio per la festa del Corpus Domini, è il cuore pulsante di vita, è il fuoco che deve incendiare i nostri animi e avvicinarci a Dio. Non sono le cose grandi che ci rendono felici, ma sono le cose fatte insieme che ci fanno grandi. Bellissimo l'ostensorio realizzato dall'artista di Jelsi Nicola Martino, con la tecnica ormai tradizionale delle traglie, un intreccio di lavorazione con chicchi di grano nelle varie sfumature, steli di grano, ha detto Padre Giancarlo, lavorati ad arte, realizzati con pienezza infinita e bravura straordinaria. L'ostensorio è contenitore dell'ostia magna, incastonata dentro un cuore di frumento, un pane che si fa dono eucaristico, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. I simboli dell'ostensorio sono i simboli dell'Eucaristia. Alla base, il tralcio di vite, spighe di grano, pane, corpo di Cristo, grappoli d'uva intorno alla teca, vino, sangue di Cristo. Siamo in compagnia del diacono Gennarino Albiniano. Diacono Gennarino, quanto oggi è importante per noi vivere l'Eucaristia e viverla? Quanto ci può aiutare ad affrontare le difficoltà della vita? Beh, certamente l'Eucaristia è ritenuta farmaco della immortalità ed è un alimento straordinario per dare ai cristiani, a noi, il coraggio di andare avanti nella vita e di affrontare tutte le difficoltà che la stessa può presentare. È il dolce pane, il pane disceso dal cielo, è la dolce compagnia di nostro Signore, il quale ha garantito di essere sempre insieme a noi. E l'Eucaristia è il simbolo di questa presenza viva ed efficace. Padre Celestino, come può aiutarci a celebrare, adorare e vivere l'Eucaristia oggi, nella nostra realtà? Come può aiutarci? L'Eucaristia è sempre il centro della nostra fede, quindi la celebrazione più importante, la nostra Pasqua, è di aiuto a noi. Se manca l'Eucaristia, ci manca quello che è l'alimento principale della nostra vita spirituale. Quindi celebrarla è... ci vuole preparazione, diciamo, prima di tutto personale, specialmente per quanto riguarda la prima parte, la parola, che altrimenti ci troviamo poveri. Poi ci vuole sincerità nella partecipazione e lasciarsi interpellare dal Signore che continua a venire sui nostri altari, proprio per diventare nostro cibo. Sono in compagnia di Michele, stanotte lui è stato uno dei preparatori della tenda che è stata allestita al centro della nostra città. Michele, si parla molto spesso dei giovani e del loro disagio sociale, quanto un'esperienza come la tenda può aiutarli a superare le difficoltà? Ma sicuramente è un'esperienza che unisce. Questo spirito di unità che sicuramente solo l'Eucaristia può donare, certamente aiuta anche i giovani, soprattutto i giovani, ad essere uniti in Lui, cioè in un'esperienza forte dove possono trovare ristoro, dove possono trovare coraggio, dove possono trovare segno veramente di unità tra di loro, nelle loro famiglie e nella società soprattutto. Ludovico, l'Eucaristia è un punto di forza per la vita di voi giovani, come possiamo aiutarvi a viverla? Sì, l'Eucaristia senza dubbio è un momento che deve essere sentito soprattutto in questa società. Sappiamo infatti che i giovani si stanno sempre di più perdendo e a mio parere la comunità, il senso di appartenere a qualcosa di più grande, qualcosa che possa in qualche modo proteggerli, comunque è necessario, soprattutto in questo periodo in cui, ripeto, i giovani hanno mille modi per allontanarsi e per perdere la strada che invece dovrebbero seguire. Aiutare i giovani a viverla è invece ancora più difficile, perché
magari si potrebbe entrare nelle scuole, si potrebbe far capire ai giovani che la Chiesa è qualcosa di utile e di buono. Suor Annalisa, figlia del Divino Zelo. Suor Annalisa, è importante oggi educare la nostra anima a vivere l'Eucarestia. L'evento tenda, quando può essere un evento formativo anche per i nostri giovani? La notte per i giovani è il momento in cui sono privi di qualsiasi freno e quindi possono incorrere in una scelta di vita o in scelte di vita sbagliate. Se nel cuore della notte c'è presente Gesù, Eucaristia, a dare un senso più profondo alla loro vita, allora il segreto della riuscita della vita, il segreto della santità, il segreto del trovare una strada, la strada giusta è questo. Quindi può iniziare da un incontro personale con Cristo, sia nella tenda, sia di giorno, sia di notte, sia in qualsiasi altro momento. Gabriele, anche quest'anno qui nella nostra città l'evento tenda, cosa ti fa provare vivere la tenda? Allora, vivere la tenda è innanzitutto per me un motivo di gioia, è un motivo di per tirare fuori tutto quello che ho dentro, per ricevere dal Signore lo spirito giusto per andare avanti, per fare tutte le cose che devo fare, farle con lo spirito giusto, farle con la forza che il Signore ci dà. E questo inoltre è un evento grande anche per la diocesi e per la città stessa, perché è un evento di grazia, veramente grande che il Signore ci ha dato. Può rappresentare la tenda un momento di formazione per voi giovani che dovete camminare lungo le strade così difficoltose della vita? Sì, certo, perché innanzitutto un momento per conoscere meglio il Signore, conoscere questo amore che il Signore ha per noi, che si fa pane per stare in mezzo a noi e soprattutto per conoscerci meglio anche come una migliore relazione tra noi e Lui. E anche tra di noi, tra tutti noi giovani, come gruppi anche.